Buonasera e bentrovati cari amici di Focus 3.0, il mistero della vita. Questa sera prende il via una nuova rubrica, una rubrica che abbiamo pensato per voi per creare un momento di intimità, di lettura comune, di opportunità di riflessioni, insomma, un momento più intimo, quello bello della lettura, no? Sapete che grande valore della lettura che ci permette, no? Di avere questo dialogo interiore, questo silenzio che si crea per l'ascolto delle parole che vengono lette dalla nostra mente e dai nostri occhi. Ecco, questo esercizio noi l'abbiamo voluto fare insieme a voi. È una rubrica che io ho pensato proprio perché, riconoscendo il grande valore della lettura e vedendo che adesso, insomma, sta cadendo un po' in disuso questo esercizio per tanti, anche perché emerge molto l'immagine, è una società proprio dell'immagine, questo, come viene detto comunemente, e quindi abbiamo voluto ridare valore a questo momento così magico, intimo e importante della lettura per creare un silenzio che porti a una riflessione. E naturalmente non potevo che pensare alla nostra carissima Paola Giovetti, che eccola, ben arrivata Paola, Ciao carissima. Anna, ciao, bentrovata. Bentornata su Sì, Focus. con molto piacere, certo. Riprendiamo i nostri appuntamenti, quindi questa Con rubrica sarà. grande piacere. Grazie a te per la tua disponibilità. So che sicuramente creeremo un buon tempo per tutti i nostri amici che ci ascolteranno e che noi ringraziamo sempre per averci scelto. Cara Paola, abbiamo ragionato, ecco, su questa rubrica perché abbiamo detto da che cosa possiamo fare per la lettura e quindi alla fine siamo arrivati appunto alla conclusione di andare a rivedere questi personaggi importanti che noi abbiamo già conosciuto e andando a rileggere le loro pagine per avere un rapporto più vicino, ecco, al loro pensiero e condividere, ecco, tutto questo, no? Esatto, perché ne abbiamo parlato di questi grandi personaggi, questi grandi iniziati, per farli conoscere, e non avendo però in quell'occasione il tempo di leggere i loro testi. Invece questa volta naturalmente parleremo di loro perché i testi, separati dal personaggio non hanno senso, però daremo molto spazio alla lettura di brani significativi che accompagnano i punti salienti della vita e del pensiero di questi personaggi. Abbiamo fatto questa scelta, speriamo che piacerà. Quindi sarà una cosa molto viva, molto, molto vivace, ecco, molto Paola, accettivata. riflettevo che in fondo, cioè senza accorgercene, l'abbiamo fatto probabilmente così inconsciamente per stare con quello che sarà il personaggio iniziale, che è uno dei padri della psicanalisi, Gustav Jung. Ecco, stiamo facendo un percorso molto didattico, molto pedagogico, perché in tutte le lezioni della Lux abbiamo fatto, no, l'analisi e la presentazione, ecco, di questi personaggi che hanno caratterizzato la storia dell'evoluzione del pensiero umano e dell'inconscio e della filosofia e della spiritualità. E adesso facciamo il passaggio successivo, no? Cioè, prima abbiamo parlato, tu sei stata sempre molto brava nel raccontare la vita di questi personaggi, anche perché su diversi hai scritto anche le biografie, e quindi chi meglio di te avrebbe potuto parlare di loro. E adesso è bello che è entrare un po' più nel profondo, ecco, quindi del loro operato, e quindi naturalmente su quello che hanno scritto, ecco, e sui loro libri. Perciò, questa sera iniziamo proprio con Carl Gustav Jung, che è stato appunto uno dei padri della psicanalisi, dopo Freud, che è il padre, cioè che abbiamo Jung, ecco, insomma, che arriva. Sappiamo anche un po' del loro rapporto, poi ce ne parlerai tu, anche della loro divisione, no? Del momento di scissione, di non condivisione, ecco, di certe prospettive. Ecco. Però si può dire che appunto Jung sia stato sempre nella sua vita molto sensibile a quelli che non solo quelli che sono gli aspetti psicologici, ma anche quelli spirituali, no? Dell'uomo. E Molto, poi sì, era sempre, Paola. fin da giovanissimo è sempre stato.
Ecco, lui era un Tu, senso tra di l'altro, vita. hai scritto molto di se stesso, quindi c'è da attingere, ha scritto una bella biografia, ha scritto tanti libri, dove c'è molto di lui, della sua vita, del suo pensiero, quindi abbiamo selezionato un po' di brani che possono aiutarci a capirlo meglio, ecco. Sì, ecco, noi vi daremo ogni volta anche, cioè, il riferimento ai testi da cui sono state prese le pagine che verranno lette. Questo sarà anche per voi un'opportunità per scegliere di fare dei percorsi conoscitivi, ecco, di questi protagonisti, degli appuntamenti, dei focus reading. Possiamo, cioè, tanto vi anticipo già questi tre volumi che è un po' alla volta. Ringraziamo intanto Enrico Valentini che è alla regia di questa diretta e questa sera iniziamo appunto, come vi abbiamo detto, con Gustav Jung. E questo bellissimo libro che Paola ha scritto anni fa, edito da Edizioni Mediterranee, I grandi iniziati del nostro tempo, ci sono appunto diversi personaggi, noi li andremo anche di nuovo a rivedere, a riconoscere, a estrapolare dei testi delle loro pagine. E questa sera appunto c'è Jung. In questo libro c'è proprio un brano dove c'è riportato quella che era un po' la sua visione, no, della vita. Ripeto, lui era, come si ricorda anche Paola, era molto vicino non solo alle istanze psicologiche, da un punto di vista psicologico, ma anche a quelli che sono stati i problemi interiori, spirituali, no, dell'essere umano. Ed è molto bella questa. Inizio io allora con questo brano, poi dopo lascio a te il passo, Paola. Ecco, io leggerei proprio da questo libro le pagine che parlano di Jung. A pagina 111, poi lo troverete per i nostri amici che sono interessati. Io so che diversi avranno dei nostri amici avranno già questo libro in casa. Se non l'avete, approfittate del Natale per regalarveli un po' di libri e fare cultura, quindi approfondire sempre di più. Quindi in questo libro dei grandi iniziati del nostro tempo, quello che leggiamo adesso, c'è lui che dà un po' la sua visione della vita e lo scrive anche in questo libro che poi dopo affronteremo con Paola, dei ricordi, che è un po' una sua autobiografia che ha dettato alla sua segretaria, ma in questo Paola riporta proprio questa sua visione, dove lui dice: «La vita mi ha fatto sempre pensare a una pianta che vive del suo rizoma. La sua vera vita è invisibile, nascosta nel rizoma. Ciò che appare alla superficie della terra dura solo un'estate e poi appassisce. Apparizione effimera. Quando riflettiamo sull'incessante sorgere e decadere della vita e delle civiltà, non possiamo sottrarci a un'impressione di assoluta nullità. Ma io non ho mai perduto il senso che qualcosa vive e dura oltre questo eterno fluire. Quello che vediamo è il fiore. Che passa, ma il rizoma perdura. Ecco perché parlo principalmente di esperienze interiori, nelle quali comprendo i miei sogni e le mie immaginazioni. Questi costituiscono parimenti la materia prima della mia attività scientifica. Ecco, insomma, direi che il suo punto di prospettiva già è molto espanso, no? Quindi è già al di fuori di quello che può essere, cioè, l'aspetto percettivo della mente, va anche su un fronte rappresentativo e immateriale, no? Dell'esistenza. Descrivendolo con questa bella immagine della pianta che rinasce ogni anno e apparentemente poi muore, però il rizoma è lì a custodire la vita e l'essenza e rinasce ogni primavera. Questo discorso dell'interiorità della vita vera, che è quella superiore a quella umana, Jung l'ha detto tante volte. Adesso, prima di parlarvi di lui come personaggio, volevo leggere altre due frasi dove dice: «In fondo, le sole vicende che nella mia vita mi sembrano degne di essere riferite sono quelle nelle quali il mondo imperituro ha fatto irruzione in questo mondo transeunte». Jung era uno spiritualista, quindi quando dice che le cose più importanti della sua vita sono state quei momenti in cui il mondo eterno, imperituro, quel mondo che non muore, ha fatto irruzione nel mondo transeunte, cioè nel mondo della materia, nel mondo che passa.
sono quelle che gli sono sembrate le più importanti, quindi quelle meritevoli di essere riferite. Lui ovviamente era un personaggio che credeva, era un credente, non forse in senso confessionale, ma in senso spirituale moltissimo. E poi un'altra cosa che disse dopo, che scrisse anzi, dopo anni di pratica come medico dell'anima, disse: l'uomo dovrebbe poter dire di aver fatto del suo meglio per formarsi una convinzione, una concezione della vita dopo la morte, o per farsene un'immagine, anche se poi deve confessare la sua impotenza. Non averlo fatto è una perdita vitale. Questo lo scrisse dopo aver notato, dopo una vita, dicevo prima, come medico dell'anima, dopo aver notato che molti dei suoi pazienti, quelli almeno che avevano superato la metà della vita, molte delle loro crisi, delle loro depressioni, delle loro ansie, dipendevano proprio da non essersi posti questi problemi spirituali esistenziali. E quindi a tutte queste persone lui diede degli spunti per farlo. Disse: anche se poi non riescono, anche se poi non si riesce ad arrivare a delle convinzioni assolute, sicure, è importante farlo, perché per l'anima è benefico confrontarsi con i problemi ultimi, con i grandi problemi. Ecco, però prima di arrivare a questi convincimenti, Jung di strada ne ha fatta tanta. Leggeremo molte altre cose, ma adesso do qualche notizia su di lui. Lui è nato nel 1875 a Basilea, figlio di un pastore protestante, un modesto pastore protestante, sposato, viveva in un piccolo paese vicino a Basilea, e aveva una sorella, una sola, minore di lui di 8 e 9 anni. Ebbe una vita molto, molto modesta. Il padre era un personaggio molto colto, ma molto difficile. Il matrimonio dei genitori fu, come lui lo definì, una prova di sopportazione irta di difficoltà. Quindi un matrimonio molto combattuto, e spiega anche perché. Dice mio, che era, mio padre era un'ottima persona, però evidentemente quella non era forse la sua strada, quella del sacerdozio. Mio padre faceva del bene, molto, anche troppo, e di conseguenza era quasi sempre di cattivo umore, continuamente irritato. Qua c'è anche dell'umorismo, questo contrasto tra lui, il papà che fa il bene, anche troppo, dice, ne faceva del bene, e quindi era sempre arrabbiato perché evidentemente non era la sua strada. I miei genitori facevano grandi sforzi per vivere una vita devota, col risultato che troppo spesso scoppiavano scenate fra di loro, ed è comprensibile che in seguito tutte queste difficoltà dovessero finire con lo sconvolgere la fede di mio padre, il quale certamente ebbe dei momenti difficili, anche con riferimento alla sua fede. Evidentemente non era del tutto soddisfatto della sua scelta, ed ebbe, non ebbe una vita facile, insomma. Morì anche molto presto, morì che Jung era al liceo e non era ancora iscritta all'università. Lui rimase con la madre e la sorellina, che aveva allora 8-9 anni, e dovettero però lasciare la parrocchia, perché non essendoci più lui, dovettero andare a vivere a Basilea con pochissimi mezzi. Lui ebbe grandi difficoltà per iscriversi all'università, difficoltà economiche per iscriversi all'università, tanto è vero che uno zio lo aiutò, gli diede delle cifre, che lui poi, finito lo studio, quando cominciò a lavorare, gli restituì. Però lui dice: non vorrei non aver vissuto il tempo della povertà. Si imparano ad apprezzare le cose semplici. Ricordo ancora molto bene una volta che ebbe in regalo una scatola di sigari. Mi sentii un principe. Durante un anno intero, solo di domenica me ne concedevo uno. Quindi lui si è saputo apprezzare veramente tutto. La mamma di Jung era una sensitiva. Lui diceva che aveva due personalità, il numero uno e la numero due. La numero uno era una personalità normale, da mamma, donna di casa, eccetera. Il numero due era iniziata, un po' un'illuminata, che usciva fuori delle volte con dei discorsi straordinari. Lui riconosceva subito il livello di consapevolezza nel quale la mamma si trovava. Lui stesso era un sensitivo, e ci furono tanti esempi nella sua vita che poi vedremo che lo dimostrano, e lui ebbe sempre un enorme interesse per tutto il paranormale, definiva la parapsicologia una scienza, definiva eroici martiri della scienza quei grandi personaggi che alla fine dell'Ottocento si dedicarono allo studio di queste tematiche, a volte mettendo a repentaglio il proprio buon nome e non sempre essendo capiti, anzi a volte essendo
non dico derisi, ma insomma molto criticati per questo. Volevo anche dirvi, Anna, fino a stavamo parlando della famiglia, un brano molto curioso che ho trovato nella sua autobiografia, che è questa, Ricordi, sogni, riflessioni di Carl Gustav Jung. Qui a pagina 351, lui racconta un sogno. Lui ha fatto sempre molto importanti i sogni, i messaggi dei sogni. Ce n'è uno che abbiamo parlato prima della famiglia di Jung, del padre e della madre, quindi ne riporto uno che mi ha sempre incuriosito molto. E questo avvenne 20 anni dopo la morte del padre, anche di più, 30 forse dopo la morte del padre, nel 1922. E lui scrive: un paio di mesi prima della morte di mia madre, nel settembre del 1922, feci un sogno che la presagiva. Il sogno concerneva mio padre e mi fece una profonda impressione. Non avevo più sognato mio padre fin dalla sua morte, dunque nel 1896, quando lui aveva appunto 20 anni. Ora mi riappariva in sogno, come uno che ritorna da un lungo viaggio. Appariva ringiovanito e senza la sua autorevole aria paterna. L'accompagnavo nella mia biblioteca e mi rallegravo grandemente di apprendere come gli fossero andate le cose. Pensavo anche con particolare gioia alla possibilità di presentargli mia moglie e i miei figli, di mostrargli la casa, di raccontargli tutto ciò che avevo fatto e che ero diventato nel frattempo. Volevo anche parlargli del mio libro sui tipi psicologici, che era stato pubblicato recentemente. Ma presto mi accorgevo che tutto ciò era impossibile, perché mio padre appariva preoccupato. Sembrava che volesse da me qualche cosa. Lo sentivo con tanta evidenza che mi astenevo dal parlare delle cose che mi interessavano. Allora egli mi diceva che, siccome era uno psicologo, avrebbe avuto piacere di consultarmi circa la psicologia della vita coniugale. Mi disponeva a fargli un'ampia relazione sulla complessità dei problemi del matrimonio. Quando a questo punto mi svegliai, non potei capire esattamente il sogno perché non mi passò mai per la testa che potesse riferirsi alla morte di mia madre. Me ne resi conto soltanto quando ella morì improvvisamente nel gennaio del 1923, quindi 2 mesi dopo. E poi continua: il matrimonio dei miei genitori non fu un matrimonio felice, fu una prova di sopportazione irta di difficoltà. Entrambi fecero gli errori tipici di molte coppie. Il mio sogno preannunziava la morte di mia madre, perché in esso mio padre, dopo un'assenza di 26 anni, si rivolgeva a me, in quanto psicologo, per chiedermi le più recenti vedute sui problemi coniugali, dal momento che presto avrebbe dovuto riaffrontare il problema. Evidentemente egli non ne aveva acquistato una migliore comprensione nella sua condizione extratemporale e doveva pertanto rivolgersi a un vivente che nelle mutate circostanze di tempo avesse potuto acquistare nuovi punti di vista. Tale era il messaggio del sogno. Indubbiamente avrei potuto ricavarne molto di più considerandolo nel suo significato soggettivo, ma perché lo avrei sognato proprio prima della morte di mia madre, che non avevo previsto affatto? Si riferiva chiaramente a mio padre, verso il quale provavo una simpatia che andava crescendo con gli anni. Ecco, io ho sempre trovato molto curiosa questa cosa e un indizio della credenza di Jung nella vita dopo la morte, perché se lui sogna il padre che nell'altra dimensione sa che la moglie dopo 2 mesi lo raggiungerà ed è preoccupatissimo, viste le condizioni che erano regnate in famiglia in vita, e gli chiede le sue recenti vedute, più recenti vedute sulla vita coniugale, perché presto dovrà riaffrontare il problema, quindi vuol dire che Jung crede si ritroveranno e che il padre dovrà di nuovo affrontare il problema del rapporto con questa moglie molto bizzarra, molto intelligente, molto brillante, ma non facile, quindi forse non molto adatta a lui. Non so cosa ne pensiate, mi lo trovo straordinario questo Sì, sogno. È una visione. molto, 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 e comunque anche sempre nel tuo libro, I grandi iniziati del nostro tempo, dove parli di lui, riporti anche questa frase, queste frasi che sono belle, e proprio su questa che la sua visione già della vita, oltre la vita, della continuità e tutto, Sì, dove lui dice la vecchiaia sarebbe insopportabile.
se non sapessimo che la nostra anima appartiene a una sfera che non è legata né al cambiamento temporale né alla limitazione spaziale. In quella forma di esistenza la nostra nascita è una morte e la nostra morte è una nascita. Ecco. E poi lui scrive anche quello che lui scrive 2 anni più tardi, nel 1952, a un giovane ecclesiastico, dove lui dice: scopro che tutti i miei pensieri ruotano intorno a Dio, come i pianeti ruotano intorno al Sole e come questi sono irresistibilmente attratti da Lui. Sentirei di commettere il più grave peccato se opponessi resistenza a questa forza. No? Bellissimo, cioè senti proprio questo, si sente proprio questo grande respiro che lui ha dentro. Hai ragione, questo grande respiro che questa attinge, visione, attinge dall'oltre, che lui non si perita di... E non si lascia limitare, non si lascia limitare. Sì, sì, assolutamente. Sì. Continuando un po' nella vita di Jung, allora lui si iscrive all'università a Zurigo e si laurea in medicina. E pensate che fece la sua tesi di laurea su delle sedute medianiche, nelle quali fungeva da medium la sua cugina, la sua ragazzina giovanissima di 15-16 anni, che andava in trance. E mentre era in trance, era una ragazzina molto modesta che faceva la sartina, mi sembra, però quando andava in trance si trasformava in una gran dama. Jung qui parla di compensazione, di una seconda personalità che attingeva ad altre sfere, ad altri desideri, ad altre immaginazioni, cioè lui non interpretò in senso di possessione spiritica, ma come una compensazione. D'altra parte, in una tesi di laurea non poteva chiamare in causa gli spiriti, quindi chiama in causa invece la sua conoscenza, la sua perspicacia appunto psicologica. Quindi comunque la tesi di laurea si chiamò sulla psicologia e la patologia dei cosiddetti fenomeni occulti, quindi lui fin dall'inizio riconosce questo. E poi lui, adesso saltando un po', per la vita di Jung fu lunga, visse 86 anni, una vita intensissima, lui fu uno tra i primissimi all'inizio del secolo scorso a riconoscere e la validità di Freud. Freud era più grande di lui di diversi anni, Jung era nato nel 75, quindi all'inizio del secolo era appena laureato, aveva 27-28 anni, quando esce il libro dei sogni, di interpretazione dei sogni di Freud, che fu un libro che suscitò entusiasmi e contestazioni, perché non fu una novità assoluta. Freud viveva a Vienna, fra l'altro non erano vicini, comunque Jung fu entusiasta di questo incontro, di questa possibilità che Freud aveva aperto, cioè di queste dimensioni nuove, che soprattutto nel sogno, e lesse il libro, fu uno dei primi che lo lodò e cominciò molto presto a desiderare di incontrare Freud. Adesso trovo 182 i brani dove si sono incontrati, loro passarono giornate insieme a parlare e fu un grande accordo per parecchio tempo. E si incontrarono, e dunque, vediamo dove ho la pagina. Eccolo qua. Parlarono, Jung andò a Vienna a incontrarlo, disse che quella prima volta parlarono ininterrottamente per 13 ore. Lo trovò un uomo straordinario, collaborarono per moltissimo tempo. E tant'è vero che Freud a un certo punto definì Jung il suo delfino, cioè quello che avrebbe dovuto portare avanti il discorso della psicoanalisi quando lui non ci fosse stato più, comunque l'avrebbe dovuto sviluppare. Però cosa succede? Tu lo sai benissimo che a un certo punto ci fu una rottura fra di loro. E su che cosa avvenne questa rottura? Avvenne sulla teoria sessuale, nella quale Freud faceva praticamente un dogma, e sulla non comprensione da parte di Freud, anzi un rifiuto da parte di Freud, della parapsicologia. Questo lui lo dice chiaramente, Jung, che ci furono degli episodi appunto che le portarono a questo.
aveva questo complesso della sessualità, Freud, aveva, ha detto a Jung, proprio le prime dissonanze avvennero quando Freud chiese a Jung di promettergli che non avrebbe mai abbandonato la teoria sessuale, che ne avrebbe fatto addirittura un dogma, Dogma. cosa che diede molto fastidio a Jung. E poi ci episodio in cui erano appunto nello studio, dove ce l'ho, arrivo, E quello che fu il famoso episodio che è noto, ma è bello leggerlo con le parole di Jung direttamente. Mi interessava sentire il parere di Freud sulla precognizione e sulla parapsicologia in genere. Quando lo andai a trovare a Vienna nel 1909, quindi erano già alcuni anni che collaboravano intensamente, gli chiesi cosa ne pensasse. A causa dei suoi pregiudizi materialistici, respinse in blocco tutti questi problemi come assurdi e lo fece nei termini di un così superficiale positivismo che mi trattenni a fatica dal rispondergli aspramente. Passarono ancora degli anni prima che Freud riconoscesse la serietà della parapsicologia e l'effettiva realtà dei fenomeni occulti. Apro una parentesi, Freud, che era sempre stato abbastanza reticente, se non contrario, nei confronti dei fenomeni occulti, finì la sua vita a Londra, nel 1939, mi sembra, dove si era rifugiato perché era ebreo per problemi razziali, iscritto alla Società per la Ricerca Psichica di Londra. E si era convertito in particolare all'interesse per la telepatia, perché aveva notato questi contatti telepatici tra paziente e terapeuta. Questo l'aveva notato anche lui, e quindi a un certo punto si interessò di questo. Però per il momento è ancora abbastanza contrario. Quindi passarono degli anni, dice Jung, prima che Freud riconoscesse la serietà della parapsicologia e la realtà dei fenomeni occulti. Mentre Freud esponeva i suoi argomenti, provavo una strana sensazione. Era come se il mio diaframma fosse di ferro e si fosse arroventato come una volta incandescente. E in quel momento ci fu un tale schianto nella libreria, che era proprio accanto a noi, che entrambi ci alzammo in piedi spaventati, temendo che potesse caderci addosso. Dissi a Freud: "Ecco, questo è un esempio del cosiddetto fenomeno di esteriorizzazione catalitica." Disse lui: "Questa è una vera sciocchezza." "Ma no," risposi, "vi sbagliate, Herr Professor, e per provarvelo ora vi predico che tra poco vi sarà un altro scoppio." E infatti non avevo finito di dirlo che si udì nella libreria un altro schianto uguale al primo. Ancora oggi non so che cosa mi desse quella certezza, ma sapevo, al di là di ogni dubbio, che il colpo si sarebbe ripetuto. Freud mi guardò stupefatto, senza dir nulla. Non so che cosa gli passasse per la mente e che cosa volesse dire il suo sguardo. In ogni caso, di qui nacque la sua diffidenza nei miei confronti ed ebbi la sensazione di aver fatto qualcosa che l'avesse contrariato. Non gli parlai mai più dell'incidente. Ecco, questo è l'episodio clou. Il loro rapporto non si chiuse immediatamente dopo questo fatto, però si incrinò assolutamente. Dovete sapere che Jung, nel rapporto epistolare con tutti i più grandi parapsicologi dell'epoca, che erano spesso professori universitari, li chiamava eroici martiri della scienza perché non spesso non avevano capito. Quindi lui I pionieri. aveva un grande rispetto per tutti questi fenomeni, li studiava, li analizzava, facevano parte della nostra vita inconscia, diceva, quindi andavano studiati con grande attenzione. E poi sappiamo tutti che Jung ebbe una vita di relazione e di lavoro di grandissimo successo. Lui rinunciò a un certo punto per immergersi nelle sue immagini dell'inconscio quando si separò da Freud, diede le dimissioni da tutti gli incarichi che aveva e per 6 anni visse nella sua casa, soltanto con la clientela privata, immergendosi nel proprio inconscio per tirarne fuori tutta quella ricchezza che c'era. E quando ne emerse da questa situazione era quello che poi noi oggi conosciamo. Scrisse tanti libri su questo e ci furono episodi molto importanti che poi racconteremo che lo dimostrano. C'è un altro brano che vi volevo leggere, cioè
il riconoscimento dell'importanza di Freud, e che lui si separò da Freud perché non poteva condividere. Allora, non poteva condividere la teoria sessuale, che per Freud era, questo è un punto importante, che per Freud era un dogma, mentre diceva che oltre al sesso, che è certamente importante, ci sono nell'essere umano tante istanze, la creatività, le istanze superiori, tante cose che sono anche più importanti o come minimo di uguale importanza. Quindi questo punto importante. E poi il discorso della parapsicologia che Freud non accettava, e lui sì. Però dice, con riferimento a Freud, il più grande merito di Freud fu senz'altro di aver preso i nevrotici sul serio, penetrato nella loro peculiare psicologia individuale. Ebbe il coraggio di far parlare la casistica, indagando così a fondo la vera psicologia dei suoi pazienti. Fu capace di vedere, per così dire, con gli occhi stessi del malato e raggiunse quindi una comprensione delle malattie mentali più profonda di quanto fosse stato possibile fino ad allora. In questo fu spregiudicato e coraggioso, e questo lo portò a superare una quantità di preconcetti. Come un profeta del Vecchio Testamento, si accinse a demolire falsi dei, a strappare i veli di tante disonestà e ipocrisie, mettendo in luce senza pietà il marciume dell'anima contemporanea. Non esitò di fronte all'impopolarità che una tale impresa comportava. L'impulso che così tira la nostra civiltà consiste nella sua scoperta di una via d'accesso all'inconscio. Riconoscendo nei sogni la più importante fonte di informazione dei processi inconsci, strappò al passato e all'oblio un valore che sembrava irrimediabilmente perduto. Dimostrò sperimentalmente l'esistenza di una psiche inconscia, ammesso fino allora solo come postulato filosofico, in particolare della filosofia di Carl Gustav Carus e di Eduard von Hartmann. Si può ben dire che la coscienza culturale contemporanea non ha ancora assorbito nella sua generale filosofia l'idea dell'inconscio e di tutto ciò che rappresenta, nonostante l'uomo moderno ne sia stato messo a confronto da più di mezzo secolo. Assimilare l'intuizione che la vita psichica ha due poli rimane ancora un compito del futuro. Questo scriveva Jung quando aveva 80 anni, cioè all'inizio degli anni 60, e quindi un tempo ancora relativamente vicino a noi. Da allora di strada ne è stata fatta, ma si può negare che Jung ha visto veramente, veramente lungo. Non solo ha visto lungo, diciamo che nel racconto di questo loro rapporto, di quello che è stato il percorso di ricerca che hanno fatto, cioè si evidenzia proprio come l'approccio differente, cioè uno, come dire, un po' troppo talebano, no? Di Freud, Sì. fortemente polarizzato sull'aspetto, no, della sessualità. Lui invece è più ad ampio spettro, potremmo dire con la posizione più corretta e adeguata di quello che è un percorso della ricerca che deve essere aperto e non chiuso, no? E quindi lui era, secondo me, è più avanti di Freud, perché appunto è andato a indagare le varie istanze appunto dell'essere umano. È andato oltre, sì. Come anche Roberto Assaggioli, che è il nostro grande psichiatra Psicosintesi. italiano, che è stato anche molto amico di Jung, anche Lunga. lui partì con Freud, è stato il primo a riconoscere l'importanza di Freud, il primo italiano a riconoscere l'importanza di Freud, però anche lui, educatamente, gentilmente, come era il suo carattere, ne prese le distanze e seguì poi il suo discorso, che era più vicino a quello di Jung che a quello di Freud, però anche Assaggioli ha sempre riconosciuto i grandi meriti di Freud, perché Certo. senza di lui non si sarebbe potuto costruire un. Assaggioli, credo che Jung avrebbe condiviso questo discorso, rappresentava l'essere umano come un edificio di cui Freud aveva costruito le fondamenta, Sì. e le cantine, cioè quello che tiene l'edificio in piedi. Poi loro sono andati avanti, hanno costruito i piani alti e addirittura le terrazze delle quali si vede il sole e si guarda verso l'alto. Quindi, ma Freud forse non poteva, nel momento in cui era, non poteva andare oltre quella solidificazione della base dell'edificio. Ecco. Poi lui ha indagato molto l'istinto di morte. Ecco, io ho, cioè, sempre questo pensiero, dico, ecco, cioè, forse lui non indagava tanto l'istinto di vita.
indagavo di più l'istinto di morte, cioè, e secondo me anche questo sarebbe da analizzare, nel senso che ci sarebbe da indagare su quello che è il perché lui non abbia analizzato molto di più l'istinto di vita, per cui si sarebbe stato molto più vicino a Jung, no? Che ha una Certo. visione appunto molto più aperta della vita, no? Certo. E di quello che Senti, ma a proposito di tutti questi aspetti e di quelli che sono stati i passaggi salienti, cioè, secondo me poi da ringraziare la vita perché Jung ha avuto poi questa sua lungimiranza, ovviamente, da buon sensitivo, dove ha incominciato a lasciare i suoi ricordi, a dettare i suoi ricordi, no? Alla sua segretaria Iaffè, giusto? Collaboratrice, sì, Aniela Iaffè, ha dettato i ricordi. Lui cominciò ad 82-83 anni a dettarli a lei e ogni tanto scriveva un capitolo lui stesso. Con la Iaffè c'è stata una grande collaborazione. La Iaffè è stata prima sua paziente, poi sua collaboratrice, alla fine, negli ultimi 6 anni della sua vita, quando lui era rimasto anche vedovo, viveva addirittura in casa di Jung. E svolgendo presso di lui i compiti di segreteria, di collaboratrice, lo aiutava insomma in tutti i modi. Jung era già ad una certa età e quindi hanno fatto tanto lavoro insieme. Una collaborazione straordinaria fra di loro è stata quella di cui abbiamo fatto vedere il libro, questo qui, Sogni, profezie, apparizioni. Adesso io ve lo faccio vedere, ma Enrico lo farà Sì. vedere meglio, eccolo qua. Io conosco bene questo libro perché anni fa, negli anni Ottanta, andai dalla Iaffè a Zurigo. Jung era morto da 20 anni, 20, di più 25, e lei era molto più giovane, però quando la incontrai era una signora di più di 80 anni, deliziosa. Io le telefonai per chiederle se avesse, io ho sempre avuto grande amore per Jung e anche per lei, e mi telefonai per chiederle se avesse voluto incontrarmi per parlare di Jung, dei suoi ricordi personali di Jung. E lei accettò dicendo però le dirò poche cose e poi dovrò andare avanti da sola. In realtà andai e mi raccontò un sacco di cose e mi diede due suoi libri. Uno è questo, Sogni, profezie e apparizioni, chiedendomi di pubblicarli in italiano. Questo lo presero le edizioni mediterranee. Poi un altro libro che lei ha scritto, si chiama Saggi sulla psicologia di Jung, delizioso anche questo, e questo l'ho tradotto per la San Paolo. Sono due libri molto, molto belli. Io adesso in questa sede, se sei d'accordo, Anna, parlerei volentieri di questo perché ha a che fare col paranormale. Certo, Ha una storia curiosa. Allora, bella, Jung ha una storia molto curiosa bella, perché legata al giornale, eh? È legata al esatto. giornale, bellissimo. Sì, lui promosse una inchiesta sui fenomeni paranormali con il giornale svizzero Schweizerischer Beobachter, cioè l'osservatore svizzero vuol dire. Era un giornale, un quotidiano di Zurigo, che era evidentemente molto aperto a queste cose. Il giornale pubblicò in precedenza una serie di articoli sui fenomeni paranormali, la precognizione, le apparizioni, eccetera, e poi invitò attraverso Jung, insomma, invitò attraverso i giornali i lettori a inviare la descrizione delle loro esperienze. Arrivarono ben 1200 lettere che contenevano 1500 racconti, cioè parecchie lettere ne contenevano due. E un fascio intero che il giornale mandò all'indirizzo di Jung. Jung aveva 82 anni ed era oberato di lavoro, per cui prese visione del materiale, scrisse una meravigliosa prefazione di cui leggerò alcuni brani, e poi diede tutto il materiale a Daniela Jaffé, che l'ha diviso, valutato, eccetera, dal punto di vista psicologico. E Jung, vi leggo alcuni brani di questo, dove dice, per esempio, storie di fantasmi, precognizioni e altri eventi meravigliosi vengono continuamente riferiti e il numero di coloro cui una volta è capitato qualcosa, tra virgolette, è sorprendentemente alto. Inoltre, nonostante il silenzio sdegnoso degli illuminati, sempre tra virgolette, non è Ecco. sfuggito che già da molto tempo esiste una scienza molto seria che si chiama parapsicologia. Questa circostanza ha probabilmente contribuito a sollecitare questa inchiesta tra il pubblico.
Mi è risultato, anche questo è molto curioso perché Jung era spiritoso, mi è risultato un fatto meritevole di attenzione. Tra la nostra popolazione, quella svizzera, che viene solitamente definita fredda, riservata, priva di fantasia, razionalista e materialista, ci si imbatte in tante storie di fantasmi quante se ne trovano, per esempio, in Inghilterra e in Irlanda. Sì. Come mi è noto per esperienza personale, anche per quella di altri ricercatori, la magia medievale, più antica ancora, non è affatto scomparsa, ma fiorisce oggi esattamente come secoli or sono. Ma queste sono cose di cui oggi non si parla, sono fatti che avvengano, ma gli intellettuali non ne sanno niente, ascoltate queste belle parole. Essi non conoscono se stessi, come non conoscono l'uomo quale realmente è. Nella vita dell'uomo rivive, senza che egli ne sia consapevole, la vita dei millenni e continuano ad avvenire le cose che da sempre hanno accompagnato la vita umana: intuizioni, precognizioni, visioni di fantasmi, infestazioni, morti che tornano, stregonerie, fatti magici e demoniaci. Comprensibilmente, la nostra epoca scientifica vuole sapere se queste cose sono vere, senza peraltro sapere come una prova di questo genere potrebbe essere addotta e di che tipo dovrebbe essere. Questo è un antico dilemma che è tuttora presente. Per ottenere questo genere di prove è necessario affrontare i fatti in maniera salda e oggettiva, il che in genere fa sì che le storie più belle si dissolvano nell'aria e quello che resta non è ritenuto degno di menzione. Nessuno pensa a porsi neppure in linea di principio questa domanda. Qual è il vero motivo per cui le stesse vecchie storie continuano ad essere vissute e raccontate senza che perdano un briciolo del loro fascino? Al contrario, esse si ripresentano con un vigore giovanile che ogni volta si rinnova, fresche come il primo giorno. L'autrice, cioè la Jaffè, si è proposta di presentare queste storie magiche e meravigliose per ciò che realmente sono, cioè come eventi psichici, senza discuterli o almanaccarci sopra, quanto non rientrano negli schemi della nostra attuale concezione del mondo. Di conseguenza ha lasciato da parte il problema della verità storica e ha intrapreso il tentativo di individuare la verità e capire le motivazioni psicologiche. Perché, per esempio, si vive un poltergeist? Quali ne sono le premesse psicologiche? Ecco, questa è una parte delle. E parlando appunto di questi fenomeni meravigliosi di cui ho parlato prima, lui dice: di questa realtà non si può dubitare. Racconti come questi sono stati riferiti in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Non esiste quindi un motivo plausibile per dubitare in linea di principio dell'autenticità della singola narrazione. E conclude consigliando il libro dicendo: consiglio quindi questo libro a coloro che sanno apprezzare tutto ciò che spezza in maniera sana la monotonia della vita quotidiana, scuote la nostra a volte eccessiva sicurezza e consente intuizioni e anticipazioni, parole che trovo splendide, che dovrebbero essere conosciute. La Jaffè ha fatto uno straordinario lavoro raccogliendo queste testimonianze. Io, se abbiamo tempo, non so che quanto tempo abbiamo ancora. Sì, dimmi, dimmi Paola. Volevo leggere uno di questi casi che mi ha sempre particolarmente colpito. Sì, brava, perché anch'io ne ho collezionati un po'. Leggili tu, leggili tu. Leggi, Leggo leggi, io. leggili tu. Sì, leggili tu, Paola. Eccolo qua. Questo è un fatto, è un'apparizione di un fantasma, che è un fenomeno antico che ritorna da che mondo è mondo. Pensate, alla prima descrizione l'abbiamo da parte di Plinio il Giovane nel primo secolo d.C. E questo che racconta Jung, il fatto che viene raccontato a Jung, assomiglia per certi aspetti a quel fatto di 2000 anni fa. Questo è un fatto che è stato raccontato da una guida alpina. Ed è avvenuto fra le due guerre, negli anni 30 più o meno. E la guida racconta: il fatto avvenne nel pomeriggio di una meravigliosa giornata di settembre. Noi, cioè due giovani inglesi e io, avevamo scalato il Finsteraarhorn, che è una vetta svizzera. Sulla via del ritorno avevamo deciso di passare la notte a Rifugio Concordia, sulla parte superiore del ghiacciaio Aletsch. Uno dei due inglesi, che chiamerò Eddie, era molto affaticato per la scalata e appena arrivati al rifugio si stese sulla brandina e si addormentò. Durante l'escursione avevo notato la stretta amicizia che lo legava al suo compatriota, David, e mi ero anche reso conto del fatto che ognuno dei due era più preoccupato del benessere dell'altro che del proprio.
Qua Agliaffè racconta che durante la notte si scatena una violenta tempesta che dura molte ore, una grande nevicata. La mattina dopo la porta del rifugio è aperta e Eddie è sparito. La lettera continua. Dato che dopo qualche tempo Eddie non era rientrato, cominciamo a chiamarlo. La sola risposta fu l'eco delle nostre voci. La nostra inquietudine cresceva di minuto in minuto. E quando David mi raccontò che nei momenti di estrema stanchezza fisica o di cambiamento di tempo il suo amico entrava in stato sonnambolico, ebbi la certezza che avesse avuto un incidente. Tutte le nostre grida di richiamo e le nostre ricerche furono inutili. Del resto era caduta abbondante neve durante la notte e aveva cancellato ogni traccia. Gli uomini della squadra di soccorso che arrivarono poco dopo non riuscirono a trovare alcun indizio. David ritornò in Inghilterra completamente sconvolto. Restammo in corrispondenza per parecchi mesi e in una delle sue ultime lettere mi disse che voleva tornare in estate per ricominciare a cercare il suo amico. Però l'estate venne e passò senza che io avessi sue notizie. Era di nuovo una meravigliosa giornata di settembre, esattamente come quella dell'anno precedente. Tornai al ghiacciaio Aletsch. Ero solo ed era naturale che i miei pensieri andassero a Eddie. Che cosa è successo a David? Perché non era tornato? Stavo camminando lentamente quando a un centinaio di metri dal rifugio Concordia scorse improvvisamente una figura che mi parve di riconoscere. Guardai meglio e mi accorsi che la figura si voltava lentamente verso di me e mi faceva segno, come se fosse disperatamente stanca. La riconobbi immediatamente, era David. Ma come aveva fatto ad arrivare fin lì? E poi era vestito con abiti normali, non aveva alcun equipaggiamento da alpinista. Non sapevo che pensare e cominciai a chiamarlo. Nessuna risposta. Col dito però indicavo un certo punto del ghiacciaio. Abbassai un momento gli occhi e quando li rialzai David non era più lì, come se fosse stato inghiottito dalla terra. Mi recai al punto in cui l'avevo visto e trovai un crepaccio eccezionalmente profondo. Presi nota accuratamente del posto. E la mattina dopo andai a cercare dei valligiani robusti. Uno di loro scese con la corda e a circa 100 metri di profondità trovò Eddie. Il corpo fu portato a valle. Il giorno stesso scrissi a David, ma qualche giorno dopo ricevetti la notizia che era morto di setticemia dopo una lunga malattia 3 giorni prima del ritrovamento del corpo del suo amico. Aveva mantenuto la promessa di venire a cercare il suo caro amico. Pensate che esperienza straordinaria. Pensate che Jung aveva avuto personalmente un'esperienza di visione di fantasma e a queste cose ci credeva, dava l'importanza dovuta. La sua apparizione l'aveva avuta in Inghilterra, che è la classica terra dei fantasmi, dove si recava per tenere delle lezioni, invitato a Londra dall'università a tenere lezioni. Lui racconta che passava il weekend nella casa di campagna che un collega aveva affittato, lo invitava. E qui in questa casa di campagna, questa vecchia casa di campagna, si sentivano durante la notte dei rumori, degli odori maleodoranti, cosa che lo inquietava moltissimo. E una notte questi fenomeni culminarono in un mezzo volto femminile luminoso che lui si vide appoggiato sul cuscino della sua testa. Cosa naturalmente che lo inquietò alquanto. Lui all'epoca, siamo nei primi decenni del Novecento, non c'era la luce elettrica in questa casa, c'erano le candele, quindi il tempo di trovare un fiammifero, una candela di accendere, quindi finalmente riesce a far luce e la testa si dissolve. Però Jung dice che nel resto della notte lo passò seduto in poltrona, aspettare che facesse alba. Quindi lui aveva sperimentato personalmente e credeva in queste cose. Quindi questi racconti, come quello che vi ho letto, certamente trovavano in lui un terreno fertile. Lui sollecitò appunto la IFE a occuparsene, ecco, questo suo grande interesse sempre presente per queste cose. Ecco, senti, tra gli altri racconti che ti hanno colpito in questo, di più nel libro della IFE, perché Sì, è molto ce bello. ne sono tanti, ce ne sono tanti. Sì. Ce n'è uno, guarda, se vuoi te ne leggo Quello un del altro molto fantasma, curioso. sì, leggilo tu, sì, Ne voglio leggilo. un altro, è Sì, un dai. molto, molto umano. Anche quello sui fantasmi non riconoscibili sui dei. Questo qui invece sì, è Leggi una tu, cosa leggi. molto diversa dal fantasma, però il fantasma ha a che fare, si manifestano in maniera sempre diversa. Questo lo Sì. racconta una donna
che dice che aveva il marito ammalato. Dice: più la malattia di mio marito si aggravava, più lui diventava geloso. Aspettava di morire, ma certamente quella gelosia appassionata gli forniva forze segrete per continuare a resistere. Nelle ultime ore di vita, mio marito mi fece promettere solennemente di non appartenere mai a un altro uomo. Io promisi senza riflettere, nella speranza che questo gli fosse di conforto. Passarono gli anni, io vivevo tranquilla e ritirata, sebbene fossi ancora giovane. 8 anni dopo la morte di mio marito, mia madre e mia zia mi presentarono un giovane falegname che aveva messo gli occhi su di me e desiderava conoscermi. Il giovane mi era simpatico e in breve ritrovai la gioia di vivere. Decidemmo di fidanzarci la domenica di Pasqua. Eravamo soli in cinque a tavola per festeggiare il nostro fidanzamento. Dopo il benedicite, la benedizione, brindammo col vino bianco alla nostra salute. Successe allora, appena posai il bicchiere sulla tavola, il mio bicchiere sulla tavola si spezzò e andò in mille frantumi. Il mio fidanzato posò il bicchiere nello stesso momento e gli restò in mano soltanto la coppa. Mia madre lasciò cadere il suo nella confusione, fatto sta che 4 dei 5 bicchieri andarono in frantumi. Allora sentii un tonfo dentro la parete e automaticamente mi sfuggirono dalle labbra queste parole: Roberto, mio marito. Io stessa fui la più spaventata quando le sentii, ne uscirono proprio spontaneamente. La tensione nella stanza era diventata quasi insopportabile, mi alzai come un automa e lasciai la stanza di corsa. La conseguenza fu che ruppi il mio fidanzamento. Dopo quell'avvertimento non ebbi più il coraggio di venir meno alla parola che avevo dato a mio marito quando stava per morire. Quindi, poverino, lei rimase sola perché il marito dal di là non permetteva che lei si unisse a un altro uomo e aveva dato A chiaramente. un altro uomo. Un altro uomo, che cosa le dici di questi segni, questi 4 bicchieri che si rompono Sì. contemporaneamente e questo tonfo nella parete, il marito che dice: Beh, ma è anche sono... bello, sì, certo. È anche Sì, mi sono... bello quello che è successo invece che descrive lei, la Iafè. Questo è sui Grandi Iniziati, tu lo riporti lì nei Grandi Iniziati, dove parla della sua morte, dove appunto dice Jung morì nel 1961 Ah, sì. a 86 anni dopo una breve malattia. Aspettò con serenità la morte, i sogni che tanta parte avevano avuto nella sua vita gliel'avevano del resto preannunciata. La sua scomparsa fu avvertita da amici vicini e lontani prima che la radio e i giornali l'annunciassero. Sogni precognitivi, visioni, segni particolari in concomitanza con questo evento furono numerosi. Come ha raccontato Agnella Jaffé, la discepola, collaboratrice e segretaria personale di Jung, negli ultimi anni della sua vita, la morte di Jung fu accompagnata da un evento significativo. Poco dopo la sua morte, scrive la Iafè, poco dopo la sua morte si scatenò un violento temporale e un fulmine colpì il grande pioppo sulla riva del suo giardino, dove gli piaceva tanto sedersi. Il fulmine segnò il tronco e sino a terra e spostò le pesanti pietre del muretto di recinzione. Da quella ferita aperta che il fulmine aveva impresso nella corteccia, io ritagliai un pezzo di fibra. Poi il giardiniere riempì la ferita con una sostanza scura e l'albero vive ancora oggi. Quindi la separazione, no? È come, cioè, il saluto, la scissione tra questa dimensione e un'altra, no? È molto anche questo racconto. Dell'accadimento in concomitanza, ecco, con la sua di La sua partita da morte, questa dimensione. questi fenomeni sincronistici, lui aveva tanto parlato di sincronicità. Ah, esatto. Esatto, sì. Però c'è prima della morte di Jung, 17-18 anni prima, lui ha vissuto quella che oggi chiamiamo una NDE, una Near Death Experience, e questo è stato nel fine anni 40. Lui è morto nel 61, quindi inizio anni 50, insomma, no, inizio, no, anni 40, perché è stato 17-18 anni prima che lui morisse. Ebbe un infarto in seguito alla rottura di una gamba e fu in pericolo di vita, molto, molto preciso. E in quello stato di incoscienza ebbe delle visioni e lui dice: mi sentivo sospeso nello spazio,
e sotto di me, lontano, vedevo il globo terrestre immerso in una luce azzurrina. La forma sferica della Terra era chiaramente visibile al pari dei profili delle terre e dei mari. In seguito Jung disse che le visioni da quella altezza, da quella lontananza, erano la cosa più meravigliosa che gli fosse capitato di vedere. Sapeva di essere sul punto di lasciare la Terra e non era spaventato, era completamente affascinato da quello che vedeva. Visioni che continuarono per parecchio tempo, ma il clou dell'esperienza, la racconto in poche parole, fu questa. Lui viaggia nello spazio, vede la Terra sotto di sé, la riconosce, riconosce i mari, riconosce i deserti, i colori diversi delle nuvole, delle montagne, della neve, dei prati, e finalmente approda su una specie di meteorite. E su questo meteorite c'è una grotta e lui sa che dentro questa grotta ci sono le persone simili a lui, quelli che l'hanno preceduto, le persone che si sono posti, i filosofi, gli scienziati, quelli che si sono posti dei problemi, persone alle quali lui dice: io appartenevo. E mentre stava per entrare in questa grotta, per unirsi a questi personaggi, vede arrivare dalla Terra una sorta di messaggero che con grande velocità arriva su e si accorge che è il suo medico personale, che dice: una persona semplice ma molto saggia. E questo si rivela un messaggero, perché gli dice di essere venuto dalla Terra, inviato dagli abitanti della Terra, che protestano per il suo desiderio di andarsene. Era talmente felice in quella condizione che lui stava per andarsene, aveva accettato questa cosa. E il medico gli dice: no, non è tempo ancora, devi fare ancora delle cose. E a questo punto lui si sveglia. Infatti ebbe poi per alcune settimane echi e riflessi di questa esperienza, però non morì. E in effetti, dopo questa esperienza, lui disse di aver trovato il coraggio di affrontare nuove formulazioni, cioè di raccontare, di scrivere delle cose che gli erano balenate alla mente, ma che non aveva avuto ancora il tempo, la capacità, la voglia di elaborare e di mettere per iscritto. E raccontando, appunto, leggo ancora qualche cosa. Ricordando quando gli era stato concesso di vivere, Jung scrisse di essersi sentito, anche questo è nel libro dei ricordi, di essersi sentito come sospeso nello spazio, al sicuro nel grembo materno, in un vuoto smisurato, ma colmo di un intenso sentimento di felicità. Sebbene in seguito io abbia ritrovato la fede in questo mondo, pure da allora in poi non mi sono mai liberato completamente dall'impressione che questa vita sia soltanto un frammento dell'esistenza che si svolge in un universo tridimensionale disposto a tale scopo. La realtà terrena gli era apparsa, ancora sue parole, come una sorta di prigione fatta per scopi ignoti, che aveva una specie di potere ipnotico che costringeva a credere che essa fosse la realtà, nonostante si fosse riconosciuta come evidenza la sua nullità. Jung affermò anche che solo dopo la malattia aveva scritto le sue opere principali. Le intuizioni e le conoscenze derivate da quell'esperienza mi avevano infuso il coraggio di intraprendere nuove formulazioni e di esprimerle apertamente. Dopo la malattia ho fatto una cosa che vorrei che tutte ascoltaste e che faceste propria: un dir di sì all'esistenza, un sì incondizionato a ciò che essa è, senza pretese soggettive, l'accettazione delle condizioni dell'esistenza proprio come essa è. Nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore, e questo è un insegnamento profondo, senza pretese collettive. Questa è un'espressione straordinaria, cioè È accettare la vita, bellissima. è vero, Anna, senza pretese È soggettive, dire bellissima. io mi Senza merito questo, pretese perché è proprio soggettive, a me, certo. eccetera. Accettazione delle condizioni della vita. Questo è uno degli insegnamenti di Jung che mi è piaciuto sempre di più. È proprio sull'onda delle accettazioni si potrebbe anche fare questa riflessione, che questo vissuto che lui ha avuto di esperienze di NDE, secondo me, è anche è significativa per quello che è il suo cammino, il cammino della sua anima, di quello che, come dire, il compitino che lui aveva da fare per questo suo passaggio terreno come anima, dove questa esperienza gli ha potuto dare l'opportunità di offrire delle altre riflessioni,
non solo lui, ma a poterle offrire anche agli altri sulla base della sua esperienza. Grazie a questo. Certo. Quindi è molto, io lo considererei anche, cioè farei anche questa analisi che in qualche modo includa proprio questo discorso dell'accettazione dell'esperienza come percorso dell'espressione di quello che è il percorso dell'anima. E quindi a lui, secondo me, per lui è stato importante perché essendo stato lui uomo guida per quanto riguarda l'esplorazione del mondo immateriale ed essendo stato anche così importante per quanto riguarda questo passaggio, questo andare avanti con l'esplorazione della psiche, quindi del potenziale della mente, la psiche, l'inconscio e tutto ciò che può essere il corollario intorno a queste dimensioni, quindi sino alla parapsicologia e queste frontiere più avanzate. Lui ha vissuto un'esperienza così avanzata che è proprio quella di confine, no? Di Che tu confine, sai molto bene, assolutamente. hai anche scritto un libro, tu se l'NDA. Una delle prime che si conoscano delle esperienze di confine. Esatto, ecco, e quindi voglio dire, è interessante nell'analisi della sua vita, nell'osservazione della sua vita, di come anche quell'esperienza di NDE abbia fatto parte del suo percorso di ricerca Sì. da consegnare al mondo, ecco, insomma, è molto Infatti, bella, cerchiamo no? una frase. Eccola qua. Dicevo Jung, cioè per concludere questa chiacchierata su Jung, Jung, oltre ad aver avuto un NDS, si è sempre occupato di fenomeni paranormali, si occupò di un'infinità di cose, si occupò di astrologia, faceva l'oroscopo dei suoi pazienti, si occupò del I Ching, il famoso libro dei mutamenti cinese, per il quale, per la cui traduzione in tedesco, scrisse una intelligentissima, come sempre, illuminante prefazione. Si occupò addirittura di dischi volanti. La Jaffè racconta che avevano un cassettone intero pieno di materiale, di libri, di ritagli di giornale sui dischi volanti, su cui Jung scrisse un libro che si chiama Su cose che si vedono nel cielo. Quindi pensate che apertura ha avuto quest'uomo. E c'è questa frase che cercavo prima, dove lui dice: L'irrazionale ricchezza della vita mi ha insegnato a non rifiutare mai niente, anche se urta contro le nostre teorie. La cui vita è del resto così breve, oppure si rivela per il momento inspiegabile. Quindi Bellissimo. un'apertura straordinaria che dovremmo consigliare questa frase a quei signori del CICAP È vero, stavo per dirtelo. È proprio una cosa. che rifiutano a Sì. prioristicamente tante cose, Loro non indagano, loro rifiutano. Abbiamo capito che la rifiutano in procedura è partenza. quella, va bene così, pazienza. Se tu. Faccio un piccolo escursus nel film su Gustavo Roll, che viene presentato Enigma in questo Roll. periodo. A proposito dei critici, c'è Giuliano Ferrari, giornalista, che è poi marito della regista, che invita i critici a sospendere il giudizio, cioè se ci sono cose che non riescono a capire, non le giudicate, sospendete il giudizio, cercate di studiarle e non le rifiutate, non rifiutatele aprioristicamente. Ed è un giudizio, un discorso secondo me molto, molto di grande buon senso, ecco, questo. Non solo nel docufilm della brava Anselma Dall'Oglio, in cui peraltro, insomma, lo dico io perché so quanta parte anche hai avuto tu in questo docufilm, perché so che Abbiamo hai fatto un po' di fatto. ricerche insieme, questo sì. Però Esatto. il docufilm, io non ho avuto parte nella realizzazione del film. No, però La il ricerca lavoro. del materiale, sì, siamo stati a Torino parecchie volte insieme a incontrare i testimoni in archivio, a cercare i testi inediti di Roll che sono serviti tanto per conoscere meglio. Questo sì, però poi nella realizzazione del film è tutto suo. Io ho fatto delle Certo. testimonianze. Sì, beh, tu hai fatto quello che nei giornali si chiama lavoro di cucina, no? Sì, esatto, abbiamo Si è fatto il lavoro preparato di di cucina. quello di cucina. No, però, ecco, ad esempio, a me è piaciuto moltissimo Buttafuoco, Sì. che ha ricordato, secondo me, l'aspetto più importante, che se tu non hai gli strumenti giusti per valutare, non puoi capire, no? Ecco, quindi Non se puoi tu devi capire, valutare quindi taci. con degli strumenti inadeguati, no? Per poter valutare certi accadimenti, esatto, è meglio sospendere, come dice Giuliano Ferrara, il giudizio, ecco, Piuttosto che piuttosto che negare, negare, ecco, sarebbe piaciuto sentire il parere
Jung su È Roy. vero, sai che il pensiero è una riflessione che mi sono fatta anch'io mentre guardavo Sarebbe adesso stato i libri, ho detto certamente. chissà che cosa, se Jung fosse stato un nostro contemporaneo, come avrebbe, d'altro canto Lo voglio dire, anche in questo. sentiamo molto vicino comunque Jung, è morto Sì. E 61, quindi sono 60 lui anni, era, 60 beh, lui è, sì, anni. 60 anni, Gustavo però è morto nel è molto 94, vicino a no? noi. Io quando andai dalla IFL chiesi se secondo lei il pensiero di Jung era completamente capito, eccetera. E lui mi disse che, lei mi disse, ma la comprensione cresce, crescerà ancora, perché lui ha tanto da dire in tanti ambiti, non solo in quello suo strettamente professionale della psicologia, della psichiatria, ma anche in campo religioso, in campo del paranormale, in tanti altri campi dell'esoterismo, dei rapporti umani. Quindi è un pensiero di una grandissima ricchezza che oggi abbiamo cercato in parte di restituire curando, leggendo qualche cosa, ma ci Certo, vorrebbero. anzi, se tu mi permetti, concluderei questo primo appuntamento con Focus Reading leggendo proprio il capoverso conclusivo del tuo paragrafo dedicato a Jung nel libro, appunto, I grandi iniziati del nostro tempo, perché con questo termine che tu metti in chiusura del capoverso, innamorato dell'anima, ecco, mi pare che ci sia proprio l'interpretazione più corrispondente, più totalizzante, ecco, di quello che è stato il suo essere, no? Il suo esistere. E allora, se mi permetti, leggerei Certo. quest'ultimo capoverso. L'interesse e la comprensione per l'opera di Jung, certamente anticipatrice e per certi aspetti profetica, cresce costantemente. Il suo contributo alla dilatazione di coscienza dell'uomo di oggi diviene sempre più evidente, anche se egli fu sostanzialmente un outsider, in quanto annunciatore di cose nuove. Era tuttavia molto scrupoloso e spesso attendeva anni prima che una scoperta o un pensiero gli sembrassero sufficientemente ponderati e fondati, tali da poter essere resi noti. Soltanto così, agendo con estrema coscienziosità, egli poté collocare le sue fulminee intuizioni nella realtà scientifica del suo tempo, per quanto scomode tali intuizioni potessero apparire agli accademici. Jung, peraltro, nonostante l'interesse appassionato per miti, sogni e visioni, fu sempre un empirico e basava i risultati delle sue ricerche sull'attenta osservazione dei contenuti psichici. Lui stesso parlava di fatti. Ed è questo un altro aspetto fondamentale del suo lavoro. La psiche, diceva, la psiche fa parte della natura e a essi egli si accostava come alla natura stessa, con l'occhio da ricercatore e anche, come ebbe occasione di scrivere, come innamorato dell'anima. Che uomo, Bellissimo. Che che uomo uomo. affascinante. Era fra l'altro anche un bellissimo uomo, fra l'altro. Era un bell'uomo, è quello che stavo per dirti, era Sì, Dante molto. le Molto fotografie affascinante come uomo. lo fanno vedere anche da anziano, 85-86 anni, quando poi mancò, ce lo fanno vedere veramente ancora un uomo molto piacevole, poi doveva essere un uomo affascinante, ciò che era molto amato dalle signore, non so se. Sì. Qualcosa della sua vita privata, so che ebbe un matrimonio molto felice che è durato, sua moglie morì 5-6 anni prima di lui. Ecco, nell'incontro con la moglie, questo lo racconto io così, l'ha raccontato sempre lui, adesso non saprei in che punto, quindi lo racconto velocemente. E lui la conobbe che lei aveva 14 anni e portava le trecce, perché la famiglia di Jung è quella di questa ragazza, Emma. Si conoscevano e lui era un ragazzo di 18-20 anni, universitario a Zurigo, e fu incaricato di portare qualcosa a questa famiglia, un libro, una cosa così. E lui andò e alla finestra era affacciata questa ragazzina di 14 anni con le trecce e lui ebbe questa intuizione: questa sarà mia moglie. Di colpo, Bello. così ha raccontato lui. E si ritrovarono dopo 6 anni, 5-6 anni che lei aveva 20 anni, non aveva più le trecce. Si innamorarono, si sposarono e ebbero 5 figli, un maschio e 4 femmine, e fu un ottimo matrimonio, la vita l'ho
moglie lo coadiuvò molto, era una donna colta anche lei, quindi ha avuto Tante una vita. pazienti si innamorarono, tante pazienti si Sicuro, innamorarono di lui. sì. Ne hanno parlato anche in certi film, quindi era impossibile che qualcosa del genere non avvenisse con un uomo così. Certo, in quel contesto anche delle Nome sedute. affascinante, veramente affascinante. Bene, speriamo di avere fatto trascorrere un tempo affascinante anche ai nostri amici parlando Ai nostri di ascoltatori. Carl Gustav Jung. Grazie Paola, grazie Grazie a per te questo dell'invito e ci rivedremo alle prossime intervento. Prossimo occasioni. mese, anticipiamo già? No, lasciamo così in sospeso. Se vuoi Direi, possiamo anticipare, io avrei la. lasciamo la sorpresa, dai, così i Siamo la nostri amici. sorpresa, va bene, meglio così, I nostri dai, amici sapranno, va bene, dai, però, e noi ci prepariamo con altri libri, altre pagine da leggere, da condividere insieme in questa nuova hai ragione. Molto rubrica. bene. Sempre qui su Focus Reading, vi aspettiamo per il prossimo mese. Grazie Paola, grazie Alla Enrico prossima, ciao Valentini, Wanda, ciao a tutti, buona grazie serata. Enrico Valentini in regina, grazie a tutti in Ciao regia Enrico. e grazie a tutti voi cari amici per essere sempre qui con noi su Focus 3.0 e per averci scelto. Alla prossima, Alla arrivederci. prossima.